buongiorno, sono Umberto Cislaghi, lavoro in Microsoft nella divisione hardware, mi occupo appunto di accessori per PC. E quest'oggi siamo qui all'evento della Lanyard Touch per la presentazione del nuovo prodotto Touch Mouse. Il Touch Mouse è un prodotto rivoluzionario molto atteso dal mercato perché appunto è il primo prodotto touch a poter funzionare, poter essere utilizzato con il sistema operativo Windows, in questo caso Windows 7, quindi per PC. Il Touch Mouse appunto presenta il prodotto innanzitutto che è stato fa parte di un progetto stato sviluppato all'interno degli uffici di Redmond, quindi è la nostra ricerca e sviluppo, ed è un progetto che partiva appunto con la denominazione Mouse 2.0 e tra i vari diciamo, sistemi di navigazione che sono stati presentati, alla fine ha vinto appunto il Cup Mouse, diventato appunto il Touch Mouse nella versione odierna. Si tratta di un mouse tradizionale con una tecnologia BlueTrack Microsoft per poter essere utilizzato su ogni superficie. Un mouse, come dicevo, più tradizionale perché appunto continua a mantenere il classico pulsante clic sinistro e clic destro. La particolarità è che sul dorso sostanzialmente si abilitano determinate funzioni avanzate che si possono attivare muovendo sostanzialmente le dita della mano all'interno dell'area coperta dall'X qui presente. In questo caso vi faccio vedere ad esempio cosa succede se io con tre dita mi muovo all'interno della superficie. Quindi con tre dita, come potete vedere, abilito una nuova funzione, una funzione particolare di Windows 7 che mostra tutte le anteprime delle cartelle che ho, o dei file che ho all'interno della barra delle applicazioni. Vedete che verso il basso io mi porto sul desktop, vedete che verso l'alto io mi riporto nella situazione quella precedente con l'anteprima. All'interno io posso, senza muovere addirittura il mouse, posso navigare e andare a scegliere, selezionare quali sono le cartelle che voglio sostanzialmente andare a aprire. In questo caso apro il PowerPoint. Il PowerPoint è visualizzato in questa maniera. Posso decidere di visualizzarlo ingrandendolo e quindi attraverso l'utilizzo in questo caso delle due dita io faccio un movimento verso l'alto e lo vado ad aprire, verso il basso la vado a minimizzare, ancora verso il basso la porto sostanzialmente sulla barra dell'applicazione. Supponiamo che io voglia lavorare su questo PowerPoint, decido di volerlo ingrandire e decido anche ad esempio di voler scorrere le diapositive e qua si abilita la funzione del pollice e quindi appoggiando il pollice sempre sulla superficie io posso, come vedete, scorrere la mia presentazione. Vedete? Molto semplicemente. In questo momento voglio ridurre la mia cartella perché la presentazione probabilmente non mi serve più, o meglio mi serve, ma serve affiancata a un'altra finestra. Allora cosa posso fare? Posso sempre, attraverso la gestione delle cartelle che si fa sempre con le due dita, posso andare a affiancarla sulla parte sinistra dello schermo. Questa è una funzione ad esempio che è stata studiata proprio in collaborazione con il sistema operativo. Sui sistemi operativi precedenti non esiste la gestione dell'affiancamento delle finestre, che viene abilitata e automatizzata e ottimizzata con l'utilizzo del Touch Mouse. In questo caso decido che sulla parte destra voglio aprire una pagina di Internet Explorer. Allora la vado a visualizzare ingrandendola, la riduco e in questo caso la voglio affiancare. Vedete, semplicemente è affiancata insieme al mio PowerPoint. Decido di voler proseguire all'interno della navigazione della pagina del web browser e vedete che tutto si può fare attraverso, senza muovere il mouse, attraverso l'utilizzo di tutta la superficie touch. In questo caso io voglio andare sulle notizie più importanti della giornata. Ma improvvisamente decido che forse la pagina precedente era quella più utile e quindi sempre attraverso il pollice io torno indietro sulla pagina precedente, come sto facendo in questo momento.
il mouse all'indicatore della batteria, come dicevo prima all'indicatore, il tracciamento ottico Blue Track, tecnologia sempre di Microsoft. È una tecnologia wireless 2.4 GHz per quanto riguarda la connessione tra ricevitore e mouse, ed è un mouse che rappresenta una dimensione desktop, quindi sicuramente utile per lavorare, anche grazie all'inclinazione che è stata pensata dai tecnici proprio per mantenere un'ergonomia adatta all'utilizzo del mouse anche mentre si sta lavorando. Quest'oggi quindi abbiamo visto il Touch Mouse, da qualche settimana è disponibile anche l'Explorer Touch Mouse, e avevamo già visto 6-7 mesi fa il nuovo lancio del Microsoft Touch Mouse. Tutti e tre prodotti fanno parte quindi della lineup Touch di Microsoft, tutti e tre sono già disponibili all'interno dei principali negozi e rivenditori specializzati di tecnologia in Italia. I prezzi sono 69,90 per il Microsoft Touch Mouse, 44,90 per il Microsoft Explorer Touch Mouse, che ricordo avere lo scrolling sia verticale che orizzontale, e il Microsoft Arc Touch Mouse, che ricordiamo avere questa particolarità, quindi allo spegnimento diventa un mouse assolutamente piatto, quasi come una carta di credito. Ricordo che su tutti e tre abbiamo una promozione che si chiama Touch & Win, quindi www.touchandwin7.com, ci sono tutte le informazioni, e comunque all'acquisto di qualsiasi di questi mouse si è già diritto ad ottenere una carta cinema 2x1, quindi per 6 mesi limitatamente si va al cinema gratis.